Mamma mia. Sembra tutto simpatico, poi li devi affrontare. Tutto carino e coccoloso che vuole Sì, ucciderti. esatto. È un gioco molto Non è. particolare, è un gioco veramente molto particolare Pikmin, però ha un appeal tutto suo che ai tempi fece veramente tanto per la community. È un nuovo personaggio addirittura. Red Eh Pikmin. sì, un nuovo personaggio. Ok, sì. Va bene, tutti i Pikmini. Pure le pareti scalabili. Ma C'è che pure il bello! cane. Ok. Si porta pure. Ma che cos'è che si trascina le cose? Penso che sia Non Xayah. vedrei niente in Sì. azione, sì, penso anch'io. Vediamo. Come avevo detto prima, che farà Sì, cadere sì. un personaggio. Può prenderlo il Beh, DLC. Masha. Manca Orso. Capelli come fa a tenerli così? Però vabbè. Anche se io avrei voluto vedere qualcosina del DLC di storia bello corposo, Magari sai. però. Vediamo. Magari c'è un trailer. No, non credo. Attimo. Ma il vestito di Jean! Ma il vestito. Oh Cristo Cosa santo! sto vedendo? Oh Cristo santo! Oh Cristo santo, chi c'era là dietro? Alvis! Eh sì! Alvis! Era Alvis! Il nome non ti è bastato. Oh no! Videoteoria, Vabbè, impostaci boh, pure. 10 di Gesù Cristo. Oh! Questo da un lato, dopo quello che Boh! abbiamo E vabbè, visto. boh, raga, finita. Buona serata a tutti. Oh Buona no. serata a tutti. Cristo! Cioè, noi aspettavamo Ma non mi tutt'altro aspettavo di dal vedere Alvis. DLC, ma nemmeno io. Cioè, addirittura si è visto uno dei fondatori, Sì, perché due ma dei c'era. fondatori, Io perché ero rimasto perché non. c'era Taeyeon con il vestito di Jean. Ho detto, oh, che figo il vestito di Jean. Poi mi vede sta roba. Vabbè, poi la ricontrolliamo. Sì, la riguardiamo 66 volte. Io in questi giorni cosa devo fare altro, secondo te? Fashion Sulle Dreamer. Passioni Oh, che. finalmente un gioco serio. Non voglio sentire di là perché di là non sono riuscito a collegarsi alla fine. Quindi non sono riuscito a mettere in mezzo anche Fedro e gli altri, però. Madonna, Madonna. Secondo me Fedro sta gridando. Beh, anche Dex, ti Pure. assicuro anche Dex. Vero, vero, perché Sì, pure sì. Dex Dex l'ha ha giocato e il bocciato suo GOTY gli è Axel. piaciuto un botto, si è innamorato di colpo. Dopo tutto, abituato a Final Fantasy, gioca Xeno. Se sente questo pezzo Tanti di da live, mi Final ammazza. Fantasy ero passati su Xeno. Tipo tanti dopo il 15 avevano abbandonato Final Fantasy e si erano approcciati a Xeno. Allora, intanto non mettiamo in mezzo al Loro giusto? 15. Ah, vabbè. Ma questo è il Ah, ok, DLC di sì. Dead Cell. Sì, del set con Castlevania, sì, che Sì, figo, l'avevo l'avevano già già visto. Già annunciato. annunciato, è vero, sì. Non mi è dispiaciuto Del Cells, però non lo rigiocherei solo per questo. Sì, Richter. Tararara, che bello! Wow, ti fanno rifare la sfida così, iniziano i Symphony. Prendono pure Morte. i boss iconici. Che bello. Eh beh sì, morte tutti quanti, chiaro. Che figo però. Mi piacerebbe, però non credo che ce la farò. No, mica Alvis, porca. Ma c'è Alvis in questo gioco? No, no, non c'è E allora cosa Alvis. serve? Decapolis. Ovviamente ci sia. Questo? Forse quel lavoro di level 5 può essere? Sembra. Bellino il design però. Bisogna vedere un po' il gameplay. Però sono tipo in un mondo virtuale. Sì, è Investigativo. chiaro, ovviamente. Però questo è intrigante, devo dire. Un po' alla Detective Conan. Ha Oh my da. pure i combattimenti a turni. Ma che carino, guarda, che carinissimo quello che sto vedendo. Questo è carino. Ha pure le manette. Giustamente, La vedi il madò. prezzo e passo oltre. Però. Beh, 2023, almeno un po' di pietà. Può essere che rilascio la demo, sai? Sì, ok. C'era Alvis. C'era Alvis. Pazzo come sono del mondo di Bayonetta, lo prenderei anche, ma non sono convinto che trasformato in questo sottogenere mi possa piacere, soprattutto al prezzo che hanno proposto, perché è un prezzo da. Che è troppo. È troppo alto. Troppo. Poi può essere che ne valga super la pena, per carità. Non vuol dire il fatto che abbia meno grafico, robe varie, Di però. quanto ho capito, i controlli sono simil brothers, cioè con un Joy-Con si controlla un personaggio, Mamma con mia. l'altro Che si controlla l'altro. bello. Non lo Che ne so. Non lo pare? so.
Alvis. Smetti. Posso dire che dopo aver visto tipo 3 secondi non mi interessa già più un cazzo di questo, però può essere che sia carino. No, quelle vibes da Rayman che non ma voglio giocare Rayman allora, però, capito? È quello Ma Michael... vabbè, lascialo bene. Non ne fa più. Lascia bene, non importa. E ancora devo giocare Three Houses. Pack 2 includes Hector Emblem of Strength. No, Soren, no, che ansia, che ansia. Adesso lo shippano con quell'altro. Ok, Camilla. Camilla, detta anche Camilla per gli amici. Questo lo voglio, però non so. Al termine di questa presentazione c'è la demo. Ok, la demo la proviamo, eh. Io penso che la provo direttamente domani. Come si chiamava? Katamata. Katamari Damacy. Katamari. Un gioco assurdo, ma... Non so cosa dire. La colonna sonora... La colonna sonora c'è una persona che conosci che tratta questo titolo. Vediamo, aspetta, non lo conosco, quindi... Vediamo se lo scrivono. Complement your journey with enchanting melodies and retro-inspired tunes. Prova a riconoscerlo dalla musica. A posto. Ah, c'è Gesù. Gesù a comporre la colonna sonora. Va bene. Ok. Oh, e si va. Ad avanzo. Vediamo. Oh, gli originali li avevi giocati? Sì. Mi piaceva un botto. Lo giochino. Veramente un botto. 21 aprile. Attenzione. Non ce l'ho qua da fare. Questo è interessante. Ok. Ah, ecco, arriveranno. Eccoli, arrivano. L'ho chiamati. Appena detti, esatto, sì, sì. Chiamati. Mica trading card, Pokémon trading card, però nel senso con tutto quello. Porca puttana. Guarda che cosa mettono. No, mini. Here are the games that you can play at launch. Vabbè, vabbè, però... Però nel senso, non... Sicuramente mi farò fregare da qualcosa, però no. WarioWare. Questo è carino. Sì, questo è bellissimo. L'ho giocato. Quello lì è stato il migliore. Sì. Superstar Saga. Fusion. Il Fire Emblem. Golden Sun. Ah, ecco, non va bene. No. Golden Sun. No, è solo l'uno, però. Ho visto. Oh. Mamma mia santa. Ma solo l'originale? Sono i primi tre. Sono... Trilogy. È Trilogy? È perché aveva detto il Metroid originale? Cioè, c'era scritto qualcosa? No, oh! C'era scritto ritornava. Qua sarà dura. Madonna, beh, io li rigio. Questi quelli li voglio giocare tutti. Li voglio giocare tutti per forza. Madonna, questa è la musica di Talon. Io la musica di Talon la fischiavo tutto il tempo. Non riuscivo a smettere. Mi sto trattenendo dal fischiare adesso. Ma hanno proprio fatto un lavorone a livello grafico, E io già sto vedendo un miglioramento. Ti dico una cosa. Il primo Prime è stato uno dei pochi giochi ai tempi, oggi c'è Breath of the Wild sopra, ma ai tempi è stato uno dei pochi giochi, sono l'unico che mi ha messo un attimo in crisi la prima posizione data Ocarina of Time. L'unico gioco che ci è riuscito. Sta. Che onestamente il Prime 1 è come un Super Metroid in 3D. Esatto. Tutto quello che vedevi era spettacolare. Oh, cavolo. Ok, allora... Oh Cristo! No, Baten Kaitos! No, Baten Kaitos no! No, ma non ce la faccio, Baten Kaitos non ce la faccio! Pure due! No, vabbè, voi siete fuori di testa! Voi siete fuori di testa, pure l'Origin! Vabbè, è finita! L'Origin è andata, andata! Lo so, io ce l'avevo col freeloader! Oh Cristo, e vabbè, è finita! Questa è la mia prima parte del nick, ragazzi! Kala, di Kalas, è lui! Sakuraba, che poverino, non è capace! Inizialmente la storia di Baten Kaitos sembrava banale, invece porca puttana poi, D'altronde è monolith. Musica poi è stupenda. Questo è dentro un Mirror. Chitarra elettrica, violino.
which are randomly dealt from the deck. Giacomo, ciao Giacomo, come stai Giacomo? Quello si chiama Giacomo. Infatti. Cioè, vogliamo dare un nome a un cattivo? Chiamalo Giacomo. Giacomo è un nome cattivissimo. Kaidos 1 and 2 HD remaster. Oddio! Lo tradurranno in italiano. Io sì, però di sì, perché tra le prende a botte. Guarda che bello l'arco. Che cazzo me ne frega sta roba adesso? Vabbè. Ah no, aspetta, ma questo era quello che c'era su su DS? Sì, su DS, però questo è il nuovo capitolo. Ok, ok, perché era bellino quello su DS. Sì, era molto carino. Zerga mi ha dato la notifica. Aspetta, aspetta, forse questo... Ok, c'è un altro trailer, no, cos'è questo? Ma è Steampunk? Ma non è Lighton, che per caso... Lighton! What the f... Vabbè, ma che cazzo è sto direct? Ma scusate! È un direct che ha accontentato tutti. Porca puttana, bella, no, che cazzo devo dire, dai. Vabbè, finito. Belli state of play. Belli, belli. Belli, dai, dai, Microsoft almeno un gioco buono ce l'aveva. Beh, vero, vero. Ma che bellino. Questo esce questo mese. Questo qua, Blank, mi pare si chiama. Che bellino che si aiutano. Non avevo visto Stereo, mi pare. O forse sì, ma non mi ricordo. Sì, sì, era già. Avevo già provato. Questo è Mega Man Battle Network. Ah, sì, sì, ok. Madonna, Alvis. Ok, qua ci siamo già. Qua siamo. Vabbè, qua c'è il cielo già riconosciuto dalla prima, dal primo goccia di pioggia, chiaramente. Vedo creature interessanti. Certo che la compressione di YouTube potevano anche mettersela nel cringere che si vede tutto male. Maledetto. Ok, si è ripigliato un pochino, non troppo in realtà. Sì, è la diretta pure da sì, me. Sì. No, ma è la compressione di YouTube. Pensate, creature dell'ombra. In italiano? Ok. Usate il potere che vi ho donato. Spazzate via chiunque. Non è il doppiatore del mio amico, vero questo? Spero che non sia il suo doppiatore. Purtroppo l'audio lo sento troppo chiaro, non ho sentito chi parla. Io me lo riguardo con calma, però già sto vedendo. Io me lo riguardo ma non con calma. Sarò completamente agitatissimo. Oh, cosa sto sentendo sotto, Dio mio. Questo altro che More of the Same. Bello Genshin. Oh Cristo, ok, no, boh, ok, aiuto. Temo che nemmeno tu. Stessa ripetrice? Grazie al cazzo. Ba-ra-ra. Non facciamoci mancare niente. Ma cosa sto vedendo? Io mi chiedo come facciano a creare sempre qualcosa di nuovo. Questa è di nuovo la musica da sentire al contrario, maledetti. Ti prego, donagli il tuo potere. È un po' da rivedere. Fanno troppo rapido. Madonna, le tre note finali. Mi penso che è confermato che ritorna a Ganondorf. Sì, dai. Ma non ci sta perché... Però c'è tutto, perché c'è ancora qualcosa domani. Mi muto un secondo, ragazzi, scusatemi perché devo capire se posso sentire l'audio di Zerg o no. Datemi un attimo, eh. Cioè, tu parla pure, tanto loro ti sentono. Sì, sì. E allora, ragazzi, scarso questo direct, vero? Molto scarso. Un direct che onestamente non vedevo tanto tempo. È un direct. Non so cosa dire. No, che cazzo. Vabbè, allora. Shulk, vedo un mondo che veramente andrà a braccetto, cioè mano nella mano, su tutti felici, tutti felici. Ma prima Bram!